Fabio Maria D'Amato si lancia in un nuovo progetto imprenditoriale. E Chiara Ferragni? Tutti i dettagli a seguire nell'articolo. Fabio D'Amato e Chiara Ferragni hanno interrotto il loro rapporto professionale, ma a quanto pare non quello di amicizia. I due sono stati pizzicati insieme al matrimonio di Diletta Leotta, ben attenti a non farsi vedere vicini. Ora, però, la notizia è un'altra. Dopo lo scandalo Balocco, che ha coinvolto la famosa azienda Dolciaria e Chiara Ferragni, il suo ex manager, nonché storico amico, è pronto a ripartire con un nuovo progetto. Ancora oggi, tuttavia, c'è il più totale mistero attorno alle sue dimissioni. Non è chiaro, infatti, se sia stato lui a volersi tirare fuori dalle aziende della nota influencer o il contrario. Mentre si cerca di chiarire qualcosa in più, comunque, Fabio Maria D'Amato ha deciso di proseguire il suo viaggio nel mondo dell'imprenditoria in solitaria. Il suo nuovo progetto si chiama Brave, che in inglese vuol dire coraggioso. Secondo il Corriere della Sera, l'ex manager di Chiara Ferragni ha affidato la nascita del suo marchio al notaio Patrizia Leccardi. Fabio sarà amministratore e socio unico della sua nuova SRL. Ma in cosa consiste questo nuovo progetto? Nel frattempo Chiara rimane in silenzio e non proferisce parola su Brave. Adesso c'è da chiedersi se, in qualche modo, l'influencer di Cremona, da sempre amica di D'Amato, presterà il suo genio al collega imprenditore. Fabio D'Amato riparte con un nuovo progetto. Dopo aver detto addio alle aziende di Chiara Ferragni, Fabio Maria D'Amato torna a imporsi nel settore imprenditoriale con il nuovo progetto Brave. Quest'ultima è una società di consulenza nel settore moda e spettacolo. Fra i servizi che si prefigge di onorare, infatti, troviamo l'acquisizione e il trasferimento dei diritti d'immagine di artisti e cantanti. Ancora, poi, l'ideazione e la realizzazione di siti internet e piattaforme relative ai talenti dell'agenzia. Fabio D'Amato, inoltre, si offre di organizzare e produrre sfilate di moda, show, trasmissioni musicali ed eventi per i personaggi coinvolti nel suo progetto. A questo, poi, si aggiunge l'attività di pubbliche relazioni, ruolo svolto fino a poco tempo fa per Chiara Ferragni. La reazione di Chiara Ferragni. Attualmente non è chiaro in che tipo di rapporti siano Chiara e l'ex manager Fabio. Come accennato, i due sono stati visti insieme al matrimonio di Diletta Leotta e si sono poi fermati in Sicilia per trascorrere una breve vacanza. Nonostante abbiano presenziato insieme al matrimonio della conduttrice, i due hanno evitato appositamente di mostrarsi vicini. Perché? Il motivo è ancora oggi sconosciuto. Qualcuno, comunque, suggerisce che dietro a Brave ci sia lo zampino di Chiara Ferragni. Nel frattempo, comunque, la situazione dell'ex moglie di Fedez continua a precipitare e sulla sua testa pende ancora la grave accusa di truffa aggravata.